Sulla questione della piattaforma, voi dovete considerare come è nato il Meetup, cioè il Meetup è una piattaforma che sostanzialmente quando l'hanno pensata doveva essere una piazza. Cioè ora voi mi insegnate che in una piazza non si lavora, nella piazza si fanno chiacchiere. Poi l'abbiamo un po', sono stati adattati nel corso del tempo, sono state fatte delle modifiche alla piattaforma americana, per cui sostanzialmente c'è una parte dove si prendono gli appuntamenti, una parte che è una specie di grosso forum, però oggettivamente non è il migliore strumento in assoluto per lavorare e per scambiare informazioni, per cui probabilmente sì, cioè qualcosa di diverso bisogna trovarlo. Adesso se riuscite a fare un tavolo con attività dedicato a questo e arrivare a una soluzione definitiva in cui si accumuli un'unica piattaforma che non può sostituire Meetup, perché Meetup probabilmente deve rientrare nella sua funzione originale, cioè quella di attrarre la persona, perché è il punto da dove si arriva a Latina partendo dal blog nazionale, è ancora quello, e rimanere lì, cioè stabilire gli appuntamenti e utilizzarlo per quello che era nato, cioè il punto in cui io mi organizzo e poi dopo penso come lavorare. Sulla questione delle tematiche dei tavoli, io vi dico la mia, cioè nel senso, io vedo che i tavoli che hanno lavorato e che hanno continuato a lavorare sono stati quelli oggettivamente che si sono posti un obiettivo e hanno perseguito quello senza perdersi in discussioni sulle grandi tematiche, cioè hanno perseguito la questione della legge sull'omicidio stradale, hanno perseguito la questione delle interrogazioni sulla scuola, si sono dati un obiettivo e l'hanno portato a termine per poi passare al successivo, perché sennò altrimenti è tanto bello parlare di tante cose, ma poi alla fine non si guaia e la gente si stufa. Perché poi non si arriva mai all'appunto in cui hai preso una decisione e non hai mai una cosa da toccare che dicevo, cavolo, questo l'ho fatto io. È una cosa che diventa frustrante, lo stiamo vivendo anche noi, che spesso ci perdiamo in tante discussioni e poi però non riusciamo a quagliare mai. Sulle tematiche da adattare ai tavoli, io mi permetto di darvi un consiglio: concentratevi soprattutto sulle tematiche locali. Perché? Perché sulle tematiche nazionali la piattaforma a cui accennava Leo sarà a regime sul portale nazionale. Cioè, adesso voi potreste portare delle proposte che diventerebbero le proposte fatte dai portavoce da riportare alla base. Però diventa un circolo vizioso, cioè rischiamo, dato che non c'è il flusso che ci dovrebbe essere a regime, cioè si parte da una proposta che già gli utenti alla base hanno modificato e poi la portano ai portavoce, cioè diventa un doppio passaggio. Sulle tematiche locali invece avete due vantaggi: intanto che vi trovate il lavoro avanzato per quando si andrà alle elezioni qua a Latina e avrete una base di discussione sui temi importanti, che è sicuramente il turismo, che è sicuramente l'agricoltura, ma che possono essere anche su base locale quelle che avete già trattato, cioè la cultura, perché voglio dire, Latina non è che sta messa benissimo su questo tema qui. La Latina c'è una marea invece di persone attive, di volontà, solo quindi non lavora per sé. Sì, c'è una E il voglia. problema è quello, cioè noi Cioè, non c'è qualcosa dobbiamo raccoglierlo, di quello, dobbiamo raccoglierlo e, con e cercare Ma di cose portarlo in un... pochissime si fanno alla Sì, fine. però non è Se non ci fa strutturato, nessuno, però non è non lo fa strutturato, e se non è nessuno perché tanto la strutturato gente rimane così funziona com'è. e si dice bravo da solo, però. Sì, quindi di fatto rende vana poi l'attività Non c'è lavorativa. fidelizzazione, Per cioè cui quando cioè, vuoi. io vi do questi spunti qua, perché poi chiaramente la richiesta che vi faccio io come portavoce è magari dare anche un'occhiata al lavoro che facciamo noi. Capisco che molte cose, visto che sapete più o meno le commissioni dove siamo, sono anche un po' complicate, però vi assicuro che noi stiamo facendo lo stesso identico lavoro che Scusa, puoi fareste ricordare voi. commissione, che magari non tutti lo sanno. Vabbè, io sto in commissione finanze e tesoro, quindi mi occupo di solitamente di tasse, di società, di banche, e adesso ci stiamo occupando dell'argomento più importante che io vi segnalai, però forse proprio all'inizio della mia attività, che è la delega fiscale che sta arrivando a compimento. Di algoritmi, di cose E che sono cose che io, di cui io non ho sono cose che tu... un'idea e che sto imparando mano a mano che vado avanti studiando, quindi io dico, se vi va di seguire l'attività di portavoce ci date una mano anche a fare questo. Capisco che no, poi c'è, vabbè, Ivana che è in commissione sanità, quindi magari non è che dovete arrivare per forza a me, però avete magari un'affinità con gli altri tavoli, e c'è Cristian che è mobilità e comunicazione, loro hanno trasporti e comunicazioni che magari a livello dei tavoli. Poste qui avremo anche delle competenze. Però sì, lì quanto per poco. Comunicazione Per cui c'è cioè, questo se nell'ambito del sì. tavolo, magari io provo, io continuo a mettervi sempre i provvedimenti che trattiamo, gli argomenti che trattiamo, però ecco, mi rendo conto che cioè, io ci posso dedicare la giornata intera e
chi sta dall'altra parte dello schermo non può. Per cui, ecco, magari se o conoscete qualcuno o vi vengono in mente delle cose che potrebbero essere attinenti agli argomenti che vi porto, almeno prendetevi la briga magari di darci un'occhiata, poi magari vi sembrerà una cosa, l'astronave che va su Marte, lasciate perdere, però un'occhiata datecela a quello che mettiamo noi portavoce sul meetup. E per il resto niente, le altre cose le avete dette, io comunque la maggior parte delle cose, che soprattutto l'ha detto Pasqualino, ma anche quelle che ha detto Leo, concordo, quindi e poi il lavoro grosso è vostro, quindi. Ok, grazie. Scusa Fabio, uso un appunto su questo. Per chi non lo sapesse, sul meetup c'è un'area, una sezione dedicata per i portavoce, quindi ogni portavoce ha una sezione dedicata dove appunto va a postare quello che vuole appunto far sapere, insomma, in modo da avere anche un riscontro da parte dei cittadini. Difficilissimo. Siamo tutti un po' da dove fatto. Se lo puoi fare, sì, no. Secondo me abbiamo già comunque il secondo punto è già stato affrontato, quindi possiamo continuare con la discussione. Allora, il secondo punto riguarda la riorganizzazione dei tavoli di lavoro laddove presentino evidenti criticità. Agricoltura, ma sì, ma ne abbiamo parlato, ma è elastica. No, infatti sarebbe però io potevo intervenire su questo. Magari aspettate mezz'ora e lasciamo Posso finalmente alla parola. Ma aspetta, sì, è un segno. Allora, io volevo riprendere il tavolo dell'agricoltura che è sparito da corsa. Non so se sia interessante fare una conoscenza di quello che è successo, ma è meglio di spendere un piede con 11 minuti. Esatto, ci vuole mezz'ora, quindi andiamo da polemiche che non servono. Sono in disaccordo con quello che ha detto il cittadino riguardo al fatto che dobbiamo noi pensare solo alle cose locali, ma non pensioni locali. No, ha detto. Ha dato uno spunto, non ha detto, non era. Non ci mancherebbe. Visto che sei cittadino, sarei come me, quindi dici le stesse cazzate di lui. Perché qual è il problema? Che certe tematiche non si possono affrontare in maniera compiuta a Latina se ci sono leggi sovranazionali che ti impongono certe cose. Tu sei prigioniero, praticamente non puoi fare niente. Quello che volevo io raccontare dell'agricoltura, se poi vi va. In altra sede, se faremo questo meetup dell'agricoltura, io volevo parlare invece dell'agricoltura riferita all'elezione Parlamento europeo. Il Parlamento europeo che ci sono a marzo, perché è fondamentale l'agricoltura in campo europeo, come credo che sapete benissimo, vale il 40% di tutto il pacchetto, quindi da sola è importante, è un fiume di denaro che non finisce mai, questo è fondamentalmente. Questo rivolo di fiume che poi si fa in varie nazioni, il problema è che quando entra in Italia come viene gestito dalla politica. E la politica tendenzialmente non lo gestisce in maniera molto corretta, almeno dal punto di vista mio. Voglio fare un esempio così capiamo dove vogliono apparare proprio la tematica. Perché qual è il problema? Non conoscendo la tematica dall'interno, uno dice hanno finanziato per l'agricoltura, oppure io magari hanno finanziato per la cultura, io sono contento, ti dice vedi stanno facendo qualcosa. Poi vai a vedere nei fatti, vai a vedere che veramente quello che lavoratore non c'era mai 5 lire, perché io sono rimasto ancora affezionato alle lire. Oh, e qual è il problema? Se non modifichiamo la legge europea, o tentiamo di modificarla, o di fare qualcosa, quando arrivano i finanziamenti in Italia, fondamentalmente sono il 50% vanno all'industria, però con la voce aiuti all'agricoltura. La gente immagina che va al contadino che zappa, non è vero niente. Le industrie, cragnotti, grandi trafficanti di tracco, Veneto, questi vogliono i soldi. L'altra metà va ai grandi latifondisti. Si è riformato in Italia il latifondo, stiamo ritorno nel Medioevo, stiamo rovesciando indietro il sistema. Il latifondo come viene foraggiato? Viene aiutato in maniera molto subdola. Che fanno? Che hanno fatto? Hanno finanziato, dice, finanziano il grano, faccio un esempio ma vale per tutto, ma non hanno agganciato il finanziamento, che a prescindere che possa essere giusto o meno giusto, ma a una produzione tipica, particolare, con certe caratteristiche, che uno dice, ma mi sembra giusto. No, solo al fatto che lo pianti, neanche che lo pianti, che dichiari che l'hai piantato. Quindi, non so, il principe borghese che sta a Roma, dentro un palazzo, magari gli arriva un assegno da Bruxelles,
dei 20 milioni d'euro solo perché è scritto su un pezzettino di quarto così piccolo, meno della 4. Io ho sto numero di particelle, ho 20.000 ettari da terra, che ci facevo un cazzo. Dichiaro che ci pianto il grano, ce l'ho piantato, faccio finta ce l'ho piantato, e dall'Europa gli arrivano assegno di 20 milioni d'euro. Quelli vanno in agricoltura. Noi piccoli contadini, perché purtroppo la realtà italiana non è fatta da gente che c'ha 20 milioni, ecco dove vanno a finire la massa dei soldi. Poi le briciole le danno ai piccoli contadini. Il problema è nostro, e io sono contadino, mi rendo conto che il problema è nostro, perché noi non ci rendiamo conto che per prendere una mollichetta diamo vantaggio a questi di mangiarsi pure Cristo con tutta la croce senza stare chiodi. E questo è il problema grosso. Questo è il problema grosso. Stanno riformando la riforma. Siccome queste sono leggi europee, se io voglio modificare l'andamento agricolo di Latina, dicendo voglio valorizzare certi tipi di culture e salvaguardando il territorio, non guardando più la produttività in senso assoluto, ma la qualità, con quali soldi li faccio se il 99% dei soldi va a finire a questi sotto lo pseudonimo agricoltura, aiuti? Ecco qual è l'importanza. L'altra volta questa tematica mi è stata bocciata e hanno fatto nel tavolo agricoltura, che dovevano fare altre cose, poi è sparito il tavolo agricoltura, non si sa che cosa ha fatto. Io voglio riproporre questo tema. Se ci date un commissario politico serio, che abbia visione della politica, non deve essere esperto, e c'è ragione, non deve essere esperto di agricoltura, che ne so, di qualsiasi altra cosa, ma deve avere chiara la visione politica del movimento. Perché se io dico una cavolata che va fuori i principi, fuori dei 10 comandamenti, mi deve riprendere, mi deve allineare. Ma non deve essere un despota che c'ha diritto di veto a prescindere. Punto, finito. Volevo. Il prossimo che sarà prenotato, poi c'è tu già. Allora, io voglio il più giovane, già. Esatto. Noi siamo tutti. A proposito dell'argomento assegnazione, ho fatto solo una protesta, però non avevo proposto la mia politica soluzione all'assegnazione della gente a partecipare, a coinvolgersi, specialmente giovani, anziani, che è quella la fascia peggiore, a questo movimento. Sarebbe una cosa semplice secondo me, ovvero la creazione dei circoli, come faceva quello Don Bosco, lui lo faceva per togliere la delinquenza, per togliere la gente dalla strada, noi per intendere una cultura, ovvero circoli ricreativi, quindi posti dove si possono ritrovare, no attaccare un computer che stanno là robotizzati, come diceva Einstein, quello è il fallimento, quello sarà il nostro fallimento, e c'ha ragione, semplicemente questo, circoli ricreativi. Un'associazione diffusa sul territorio. Sì, non un commentare, un cercare di avvicinare, ma dare la soluzione, ovvero cerca di vedere dove uno si può acculturare, capire di politica. Ma infatti dato di lavoro spesso sto diventando in questo modo, vorrei, però le volte capita proprio che trovi persone e ci hanno voglia di parlare. Capito? Allora è quello che ti disperdi poi. Quando non voleva il circolo un luogo di aggregazione che portava le persone a giorni. Parlandone, trovando una soluzione alla qualità delle cose, si può trovare anche una soluzione alla politica. I lavoro qualche volta si riuniscono come le persone di piazza, appunto, e infatti ci sono dei tavoli che si sono fermati perché sono tante chiacchiere fuori infatti. Adesso c'è Gianmarco che vuole intervenire. Ciao ragazzi. Ciao Michele. Allora io volevo velocemente ribadire l'importanza del tavolo agricoltura, ma soprattutto perché anche a breve, entro il 1 agosto, dobbiamo attuare le direttive dell'Unione Europea riguardo a tutti i nuovi regolamenti su come distribuire questi fondi sul territorio e agli agricoltori. Le tematiche sono tante e importanti e potrebbero anche
cambiare radicalmente verso quello che diceva prima Zio Felice. Poi quello sono fondamentali, come può essere il greening, porre dei limiti massimi all'aiuto disaccoppiato, un nuovo tipo di aiuto legato alla produttività, alla qualità, alla specificità del territorio. Questo però sono decisioni importanti che, uno, non se ne parla, due non si riesce a fare un dibattito perché spesso sono questioni complesse, e soprattutto si rischia, e questa è la mia paura, che si arrivi a luglio e passi, come spesso è successo in passato, la linea magari troppo semplicistica, oppure che favorisce troppo la lobby di turno o il sindacato più forte di turno, senza fare nomi, eccetera eccetera. Poi la visione che dovrebbe essere, il tavolo di agricoltura dovrebbe essere una visione, sempre anche questo è contemplato nella nuova PAC, poi ci devono essere tutte le cose attuative della direttiva, una visione organica dell'agricoltura nell'ambito proprio della valorizzazione del territorio, proprio in senso più ampio possibile, contemplato anche dalla nuova PAC. Una ultima piccola cosa sulla la partecipazione al mondo. Allora, le battaglie che stanno portando anche i nostri portavoci in primis, anche Giuseppe qui, sono molto importanti e molto belle e molto rilevanti nel sistema economico e nella prospettiva futura del paese. Ma quello che secondo me manca, secondo me, è un piccolo, fare un passo in più. Magari forse prendere qualcosina della propaganda, diciamo, tra virgolette, della vecchia politica. Però, per esempio, la battaglia che hai fatto tu sulla, stai facendo, ne parlavamo in piazza, sui rifiuti, oppure su, che problema rilevantissimo sul territorio qui locale, oppure sulla Banca d'Italia, perché non fare una conferenza stampa specifica? Perché poi tanto alla fine riempire una sala da 50 persone nell'orario giusto, nel posto giusto, ci si la fa, e magari poi si compare anche sul giornale locale, forzandolo, perché se lo chiamo io è difficile che venga, se lo chiami tu è un po' diverso. E anche magari su queste tematiche, io ho visto anche meetup di, interessandomi vagamente, meetup di Roma e di Frosinone, facendo intervenire anche esperti. Ho visto per esempio a Frosinone ha fatto un meetup sulla sovranità monetaria, in cui è intervenuto anche un esperto che tra l'altro ha fatto anche un bel libro che io ho letto, che si chiama Nino Galloni. Poi per quanto riguarda, invece di conferenza stampa, posso dire di convegno? Un convegno, conferenza stampa, che però, oppure per esempio un'altra cosa bellissima, la proposta che avete fatto sull'eliminazione delle pensioni d'oro, l'unica che non era incostituzionale, e poi magari è passata pubblicizzata i meriti solo alla Meloni, quando al Meloni ha fatto solo una cosa pretestuosa che non poteva essere propaganda pura. L'unica serie, era veramente quella che aveva fatto il Movimento 5 Stelle. Che ho terminato, grazie. Come lui è anche un esperto di finanza, quindi per il stress. Ma c'è, ma guarda che tutti siete, ma adesso è l'ultimo intervento, là facciamo voi punti. No, cioè solo la votazione. L'ultimo intervento di Jessica, sì, il mio intervento è veloce, era quello per ribadire che dice Vincenzo, mi piacerebbe ascoltare Giuseppe di Italia, insomma. Ce l'ho qua vicino, quando non può parlare. Allora, vengo un po' un minuto. Ok, prego, l'ultimo intervento Mario. Volevo dire una cosa, per quanto riguarda proprio Giuseppe. Personalmente io ritengo che non è possibile limitarsi solamente, diciamo, ai problemi locali, perché la politica, come è stato detto anche da altri, è una visione della politica, altrimenti noi dobbiamo anche imparare a distinguere la politica amministrativa dalla politica legislativa. Per quanto riguarda la politica amministrativa, concordo con Giuseppe, è giusto che uno si muove all'interno del locale, della zona in cui vive.
mentre per la politica legislativa bisogna stimolare la politica legislativa, cioè dare un significato che cos'è la politica. Perché lei ha detto che la gente, i figli, si dissociano dalla politica per una ragione molto semplice, perché mancano i principi. Non ci sono principi specifici, perché se certamente ci fossero dei principi, perché i principi uniscono, le dottrine dividono. Noi non siamo dottrinati. Avere dei principi precisi, cioè quando io ho parlato del problema del lavoro, deve essere un principio che deve essere accettato mentalmente, che nessuno deve rimanere senza lavoro. Perché quando noi lavoriamo, paghiamo le tasse, se per disgrazia ci troviamo senza lavoro, noi dobbiamo avere una contropartita da parte dello Stato che ci deve dare delle garanzie istituzionali per una vita dignitosa. Perché senza lavoro non si può vivere, non c'è dignità. Io parlo solo. Mario, ma scusa, io forse ho capito male Giuseppe, ma lui non intendeva, come me ne fa l'avvocato, ma lui non intendeva dire che non bisogna lavorare anche su temi più grandi o più ampi. Diceva soltanto che per motivi logistici quei tavoli che hanno difficoltà si dovevano concentrare sulle tematiche locali per portare avanti almeno un argomento che potesse far lavorare bene. Ho capito male, chiedo scusa, abbiate pazienza. I tavoli fanno quello che gli pare, sostanzialmente. Okay. Questo deve essere chiaro, cioè io non è che. Io ho fatto una proposta come l'ha fatto lui, come l'ha fatta chiunque altro. Detto questo, a livello nazionale, cioè il problema è che la struttura non è completa, cioè il nostro portale nazionale non è completo, cioè ci vorrebbe la parte che dalla base porta le proposte nazionali ai portavoce, cioè manca. Quindi finché non è quello, è perché manca, perché manca. Abbiamo fatto un milano aperto, facciamo pure. Cioè è inutile che vi spiego perché manca, cioè manca e... Però mancando ti impedisce a te di Latina di collegarti con quello di Milano, con quello di Torino e mettere insieme le idee e portarle poi a livello nazionale. Il problema che fai tu è ancora più grave. Il problema che presentavi tu passa dal livello europeo e sarebbe sostanzialmente quella che è la fase ascendente dei provvedimenti. Noi non abbiamo rappresentatività in Europa, non è noi il Movimento 5 Stelle, l'Italia non ha rappresentatività, perché storicamente ci abbiamo mandato i cadaveri in Europa. Ma guarda, gli ultimi che sono, ti dico che sono andate delle nostre portavoce a Bruxelles recentemente a fare alcune conferenze su tematiche specifiche, erano più di agricoltura, non hanno parlato. Però su altre tematiche sono riuscite a discutere di qualcosa e i nostri parlamentari non c'erano, cioè i parlamentari europei non c'erano. Per quello che abbiamo battuto, perché di quelli c'è tutta la madre della guerra. Perché che succede? No, sicuramente saranno. No, i parlamentari delle altre forze politiche italiane non c'erano. Quindi cioè, là c'è un altro tipo di problema. Bisogna fare qualcosa e lo passa. Bisogna andare in Europa a discutere, bisogna presentarsi là a discutere. Ma non, adesso non lo fanno, non lo fanno. Lo so che non lo fanno. Da De Girolamo ci ha detto sì, ma io di vado. Di Girolamo lo sappiamo. Non ci fa ridere, mi è piaciuto quel nome. La di Girolamo fa quello che doveva fare. È stata mandata per fare quello e quello fa. Cioè la collusione dai cittadini. E coscientemente mandavano le persone qui, nessuno, gli italiani, non sono innocenti, non sono caduti da mare, così, hanno voluto che andavano in certa maniera. Adesso la situazione è grave economicamente, allora è buono il Movimento 5 Stelle, buono quello e buono quell'altro. Ma quello che ha detto il signore Pietro è la visione politica quella che manca. Questa è gente che magari pensa che vai là, se fai così con la bacchetta magica e risolvi il problema. I problemi sono incancheriti da 40-50 anni dei meccanismi distorti. Purtroppo questo è come il nodo di cordia. O ci metti una spadata come ha fatto Alessandro Magno, lo butti per terra e sta a posto. Come giustamente ha detto oggi, ha detto Peppe Grillo, noi siamo qua o noi o loro. E questo significa, perché l'italiano non lo so bene, però o noi o voi, ci siamo due modi diversi di concepire lo Stato.
Non è questione dittatura, non dittatura, democrazia, non democrazia. È proprio la visione dello Stato. Punto. O noi o voi. Questo è detto. Vogliamo fare una cosa, chiudiamo con l'ultimo punto dell'ordine del giorno, così dopo rimane un po' di tempo che... Sì, sì. C'è l'intervento di Bernardo per chiudere. No. Sì, per chiudere questo punto. Sì, allora io vorrei, allora cerchiamo di, se vogliamo, se no rimane così. Allora c'è questo tavolo agricoltura, per quanto insomma si è visto, è molto rivisto. Chi è che vuole prendersi la responsabilità innanzitutto di essere un referente e di far partire i tavoli? Poi, poi vediamo le partecipazioni, se non partecipa nessuno, che so, come vogliamo decidere lo suo referente, cioè, non lo so, io sono domande. Sei giovane, sei preparato. Facciamo il tavolo, e dopo il tavolo stesso decide chi sarà il referente, si fa tutto, qual è il problema? Okay. Quindi, lanciare, però uno che ha la responsabilità, uno degli altri, lancio io e poi lascio. Va bene. Un tavolo integrato, però valutazione del territorio. Se vogliamo fare questo tavolo agricoltura lo lanciamo, se vuoi fare anche quello valorizzazione territorio è un'altra cosa, se mettiamo tutti insieme non io non sono d'accordo, io metterei i voti, non sono d'accordo, mi dispiace, perché la valorizzazione del territorio passa la valorizzazione dell'agricoltura, il turismo magari può rimanere anche sociale, valorizzazione del territorio agricoltura sono i casi, la valorizzazione del territorio è la visione del Movimento 5 Stelle. Cosa dice riguardo all'agricoltura? Vuole un'agricoltura più sostenibile, quella, salvaguardia del territorio, valorizzazione. Cioè ci stanno dentro. Ma però si chiama agricoltura, o si chiama un modo un altro. È un'agricoltura finalizzata a coltivo. Noi ci dobbiamo mettere nei panni di chi arriva per primo. Se vede una cosa troppo farraginosa, non capisce nulla. Allora diamo dei nomi precisi, così. Se uno è interessato partecipa, se uno inizia a fare mille sottotavoli, come ho visto che sono esplosi a un certo punto sui sottotavoli, non si capisce più nulla, almeno io mi metto nei panni, mi riporto indietro 2 anni e mezzo fa, che le cose erano quando sono entrato a fare attivista, era una cosa molto più semplice, minimo si capiva, ma se uno vede questa enorme offerta e poi non riesce a capire perché... magari per te è molto semplice la differenza tra agricoltura e un'altra cosa, ma per un altro no. Quindi cerchiamo di dare dei messaggi molto precisi, anche perché qui vedo che molti, anche perché, per molti l'esigenza della comunicazione è molto importante. No, allora, la comunicazione è molto semplice e geniale. Quindi cerchiamo di fare una cosa molto semplice. Quindi, chiamiamo l'agricoltura e poi il tavolo deciderà qual è il tema di cui si vuole parlare. Però se tu come vuoi fare l'altra cosa? La valutazione del territorio, semplicissimo. Sì, ma tu io sono d'accordo. Se questo no. Ti dico, cioè, poi si mette quello che ti pare dentro, però magari no, perché. Però cioè, essere all'interno della valutazione del territorio. Puoi mettere solo, puoi mettere pure quanto caro, valutazione del territorio. Ma perché c'è il territorio ci manca una cosa, io ho detto in questo tavolo qui l'ultima cosa per chiudere riferito alla proposta di Gianmarco, noi comunque abbiamo organizzato degli incontri anche in campagna elettorale, quindi non è una cosa che non si può fare tranquillamente, fare un incontro. A me il nome conferenza, proprio il sostantivo conferenza non mi piace, proprio perché mi rimanda a Gentaglia che fa le conferenze, non mi piace. Comunque, chiamiamoli come ti pare, comunque noi l'abbiamo già fatto, si possono fare. Se tu vai a un tavolo e partecipi e puoi organizzare una conferenza chiamando anche l'esperto, assolutamente massima libertà. Chiaramente è chiaro che si chiamano persone che
non chiami storaci al tavolo, no, ci prenderebbe un pazzo. E quindi sei assolutamente libero di proporre, anche però attenzione, non solo proporre, anche tentare di realizzare, perché come qualcuno qui ha evidenziato, spesso ai tavoli uno si siede, fa la proposta, la famosa, il famoso motto armiamoci e partire. Ecco, questa cosa insomma. Guarda, scusa, da una volta che parti, faccio questo startup, diciamo, turista, dopodiché vedrai che se viene strutturato, ognuno si dovrà prendere la responsabilità di portarlo avanti. A quel punto lì tutti quanti saranno protagonisti. Se ti vedi ci vede o no, se nessuno ci vede rimango da solo, vuol dire ho sbagliato io, oppure che non ci sono le forze. Cioè, secondo me è molto semplice. Chi ci vede, comunque. Una cosa che non è passata. Scusate voi, no, io volevo. Francesco, comunque, per quello che riguarda quello che diceva lui, diciamo, se ho capito bene, un convegno, organizzare un convegno, non. Ho capito male. Sì, no, vabbè, degli incontri tematici, poi quello che riguarda il mezzo. No, sarebbe bello però cominciare a organizzare i convegni. Proprio il Movimento a 5 Stelle, abbiamo i portavoce tematici, un convegno, se prendo la sede, mettiamo tanto per uno, poi affettiamo la sede. Sì, e beh, oh, abbiamo fatto una partita, organizza una festa, noi pensando a un è diverso. No, un convegno è un convegno. Convegno. Ma costinate di lavorare purtroppo. Un convegno non devi lavorare, prendi una sede, chiami lui, chiami lui. Vabbè, quindi scusate. Poi per quello che riguardava il tavolo valorizzazione del territorio, allora le cose vanno messe a votazione una alla volta, perché io per esempio avevo detto prima, secondo me una cosa che mancano, di cui non ho sentito parlare, sono urbanistiche e lavori pubblici, andrebbe anche questo nella valorizzazione del territorio. Perché abbiamo urbanizzato, abbiamo accettato le cose, no? E quindi c'è, quindi sarà urbanistica, lavori pubblici, valorizzazione del territorio, quindi no, valorizzazione del territorio comprende tutto. No, 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 sì, però urbanistica e lavori pubblici, se noi vogliamo fare un programma per la linea, è fondamentale. Io per esempio se mi rivolgo a voi, dico chi voi conosce o ha o ha mai visto il piano regolatore della linea o lo conosce, di cui io posso parlare, dove stanno le zone di sviluppo? Queste sono le cose. No, perché mi hanno le cose così? Cioè, no, no, c'è il piano regolatore, non è che non c'è. C'è cioè, sì, è vero. A proposito di campagna, vabbè, abbiamo fatto un incontro. Ricordo lì vicino al villaggio di Esso. E abbiamo invitato un ragazzo che sta al Dipartimento di Ingegneria e si chiama Cristiano Soce, è venuto a fare un incontro, non so qualcuno ci stava qui. Esatto, al Papa, i soldi per affrontare la Vittoria Palazzo non ce l'abbiamo, quindi. Io ricordo anche sì. Scusa, si può fare. Anche qua. L'avevi invitato e quindi. E quindi non posso succedere. E quindi si può fare, lo puoi fare. Sì, no, appunto quello che dicevo, che noi dobbiamo avere un'idea di come sarà programmato e gestito il territorio di Latina. Dobbiamo avere una nostra proposta, questo voglio dire. Allora, la parola. No, dicevo che il tavolo agricoltura si è sciolto perché, da quanto so io almeno, cioè non c'era la stessa visione rispetto modus operandi, il modo in cui bisognerebbe coltivare rispetto alla visione del movimento, rispetto a chi ci partecipava. Quindi alla fine non si trovava un incontro, quindi quando si parlava di tavolo agricoltura era strettamente legato alla coltivazione in loco. Adesso voi vi state dando una valenza molto più ampia, però inizialmente era partito proprio rispetto al territorio, no? A come sì, era partito, però c'erano 40 persone forse più. È sparito, non perché è scemato, da 40 persone poi il giorno dopo che non è stato più indietro. No, perché non si condividevano delle cose. No, non è vero. Hanno bocciato le mie proposte.
l'ho fatto adesso. Finito è quello, l'altro è l'ultimo. Va bene, non è. Scusa, sto rispondendo a lei. Che sta non è il tavolo agricoltura dello stasera, perché se poi andiamo fuori lei. Ha tirato fuori e sto rispondendo. Siccome adesso voleva abbinare la valorizzazione del territorio, è una cosa diversa rispetto a come era partito il tavolo. L'importante è che riparta il tavolo agricoltura. Quindi adesso si deve chiarirsi, deve chiarirsi, secondo me, che tipo di. Obiettivo ha il tavolo, perché era diverso. Gli argomenti li affrontano al tavolo, non è, cioè se il tavolo li parte, gli argomenti li affrontano al tavolo, in base a quelle che sono esperite. Se sono cavolati, non è problema. Non riusciamo a star passando, se no. Lascio la parola a Gaetano, sono d'accordo. Ma poi insomma, e poi comunque c'è la valorizzazione. Ci saranno altri due interventi e poi c'è la votazione. Gaetano, che stiamo parlando di allora, per quanto riguarda gli incontri tematici, io sono d'accordo e secondo me bisognerebbe che il tavolo stesso si prenda in carico l'organizzazione degli incontri. In carico, non aspetti che qualcun altro organizzi l'incontro. Io più volte l'ho richiesto. E che può essere un incontro e può essere un banchetto anche, un banchetto. Quello che riterrà opportuno, ma lo deve prendere in carico il tavolo. Questo deve essere chiaro, perché sennò altrimenti non si organizza niente, perché si aspetta che qualcuno, lo staff, il fantomatico staff che deve organizzare, responsabile. Il tavolo stesso organizza e poi lo calendarizza e fa tutto quello che deve fare. Dopodiché, per quanto riguarda Francesco, quello che dicevi te, la parte urbanistica, opere pubbliche, in teoria, perché dovrebbe far parte del tavolo mobilità e opere pubbliche, quindi dovrebbe far parte di quel tavolo. Tema che giustamente tu avevi già segnalato in un meetup, quindi visto che adesso come tema diciamo del tavolo mobilità stiamo chiudendo quello sul stiamo portando avanti e quasi chiudendo quello sulla metro leggera, il prossimo tema potrebbe essere affrontare quest'altro qui dell'urbanistica. Quindi se tu comunque sia hai intenzione magari di affrontarlo e di hai anche delle diciamo competenze inerenti a queste tematiche, io ti diciamo suggerisco, consiglio di venire al tavolo e portarla come proposta. Quindi finito? Sì. Ok. Andrea voleva dire prima cosa, poi fuori tema, ma è una cosa velocissima. Ho scaricato e installato un'applicazione che si chiama Movimento 5 Stelle, che dovrebbe essere un'applicazione ufficiale dei nostri Parlamento 5 Stelle, scusa. È un'applicazione ben fatta, penso che sia stata fatta proprio dai nostri portavoce, dallo staff, e volevo rendervi partecipi perché io la trovo molto utile e dà un'informazione a tutto campo, anche sulle commissioni, entra nel dettaglio e dà delle piccole righe con il titolo e 3-4 righe sull'argomento, poi se uno vuole approfondirlo, clicca, entra, insomma. Però diciamo che 4-5 minuti riesce ad avere una visione su tutta l'attività parlamentare, Senato, Camera, ci sono video, c'è un po' di tutto, non c'è una percentuale sull'applicazione. No, io ho un Android, è per Android, non so se sia anche per iOS. Per ora solo per smartphone Android. Solo per Android. Solo per Android. Per ora. Sì. Io l'ho trovata molto utile. Allora, il quarto punto riguarda il resoconto dei tavoli di lavoro, il corretto uso delle relative cartelle di discussioni e loro impiego. Lo staff si atterrà a quanto deciso votato dall'assemblea. E quindi allora spieghiamo un attimo. Sì. Allora, sul meetup sapete che c'è se cliccate su discussioni si arriverà poi tutto quello che riguarda le cartelle con le varie discussioni che sono state create, tavoli di lavoro eccetera. Poi è stata creata sono state create delle cartelle apposite dove riportare i resoconti
dei tavoli di lavoro che svolti durante il bilancio settimanale, insomma. Adesso che succede? Che, diciamo che quell'area sarebbe destinata a chiunque voglia avere notizie sul meetup a quale non ha o ha partecipato, quindi vuole integrare quello che ricordarsi di cosa si è parlato, oppure diciamo per chi non ha partecipato per vedere di cosa si è discusso, no, quindi è un sunto di quello che sono state le, quello che dicevo prima. La proposta che viene fatta è questa, cioè secondo voi è giusto che su quell'area dopo il resoconto si possa aprire anche una discussione su quegli argomenti e quindi estendere il, ciò che è l'argomento del resoconto, oppure se limitare solamente diciamo asetticamente il resoconto e le discussioni diciamo fare in un altro sistema che scusate, fai nel mirato. Aspetta, questa è la proposta. Adesso, siccome se ci sono altre, adesso partiranno anche le. Se qualcuno vuole dire qualcosa, e poi se bisogna votarlo, si voterà. Io non è che per me è chiaro, però non è. Però qualcuno se vuole esprimere un'opinione se ne parla. Tu la segna. No? Valeria. Allora io dico che secondo me già è abbastanza incasinato così, ci mancano pure le discussioni. Il problema è che per aggiungere il resoconto però tu devi andare su commenta. Il fatto che ci sia scritto commenta fa sì che la persona che sta lì, se vuole di non mi piace questa cosa, lo voglio, possa scrivere. Quindi forse mi ricordo, però sì, mi sembra di sì. Aspetta. Quando tu aggiungi il resoconto, sì. No, allora sta confondendo una cosa. Commenta sta sul meetup. O rispondi sulle, sulle discussioni c'è un reply, cioè rispondi. Rispondi. Allora rispondi che vuoi. Se vuoi commenti. Sì, ma se hai reso conto se riuscito. Allora, quando noi gli organizer entrano nel meetup e hanno comunque la gestione del meetup più diretta perché devono, non devono fare alcuni passaggi, no? Ma anche chi non è i resoconti li può mettere anche chi non è organizer, basta che fa su replay e copia e incolla e quindi mette l'altro resoconto, sì. Quindi però quel replay che noi utilizziamo per inserire il successivo resoconto, però letto come replay ti porta anche a pensare che tu possa commentare quello che è stato scritto prima. Quindi è questo secondo me che può indurre a quello che noi dobbiamo chiarire adesso, cioè nel senso che allora i resoconti possono essere commentati su quell'area. È il termine replay che ti porta a pensare che tu lo possa fare, ma stabilito che non si può fare perché secondo me, perché è già abbastanza confusionario così, però il fatto che uno magari non lo sa o comunque entra e legge una cosa, replay risponde. Infatti l'organizer sta lì appunto per dire, perché poi non è che uno non deve rispondere, cioè se il commento è breve magari uno alla fine gli può scappare, però l'organizer poi invita a dire guarda che se non è la sezione dove si discute, la sezione dove si discute sì, è questa. Sempre dopo che uno magari però ha commentato perché però se uno è intelligente se viene diciamo scusate ne vado dall'altra parte. Sì, stabiliamolo, siamo qui apposta, però secondo me è proprio il termine replay che ti porta. Chi ha voluto intervenire? Ottavio? No, ecco, forse è stato proprio una discussione che abbiamo preso io e Fabio su Telegram, no? Mi ricordo praticamente, no? E poi è intervenuto Giambo. No, non ho partecipato, l'ho vista ma non comunque ne stava reso conto, dopo lì stava una cosa di Fabio, il mio intervento, e praticamente è intervenuto il cervello a una testa, cioè Giambo, e ha detto questo è un posto di reso conto, giustamente ha chiesto scusa, non ho fatto altro che altro, però in effetti è meglio non mischiare le cose. Gli unici commenti che si possono fare giustamente è se al resoconto viene fatto dal segretario o da chi deve verbalizzare che verbalizza
a quel resoconto, se una persona terza che ha, che rappresenta l'abitato precedente, ha ad aggiungere qualcosa, aggiunge qualcosa, sì, e tutto. Sì, infatti è successo. Se poi scappa le documenti, il resoconto l'ho fatto. O dare in esattezza. È un'integrazione di quello che c'è. Cioè, ad esempio, se il figlio Albarizza commette degli errori, se sbaglia nel esempio di portare qualche cosa, è giusto intervenire. Non ricordo male, nel regolamento del meetup non c'è scritta questa cosa che lì non si può commentare. No, è soltanto una questione di chiarezza, Fabio. Sì, sì, no, però ecco, diciamo che nel regolamento del meetup, degli iscritti al meetup, questa cosa non c'è scritta, per cui chi interviene non lo sa, perché la regola sta quattro pagine prima, non va demonizzata. Sì, sì, però se poi... se l'intervento è giusto non è criticabile, però se poi si persegue in buona fede, nel senso che nessuno non lo sa, e poi però viene invitato a dire guarda Ottavio, per fuori questa discussione mettila su quest'altra cartella. Ma infatti l'ho detto. Non penso che ci sia nulla di male da parte dell'organizer, no? No, volevo solamente solo aggiungere questo fatto che appunto nel resoconto che ho fatto al tavolo dell'immigrazione, eccetera, no? Avevo messo dei numeri sbagliati e Fabio Nardini l'aveva precisato, per quello era attinente alla cosa. Poi volevo dire l'ultima cosa, ecco, visto che abbiamo aperto il discorso sull'agricoltura, come diceva lei, io volevo partecipare, però alla fine mi sono trovato a partecipare due volte a quello di Montiglia, eppure io l'ho dato poi per tanti muri di ramello, quindi sembra quasi una condanna a prescindere dal sito che viene realizzato. Però, ci siamo riprovati. No, come diceva Felice, a Pontigna non è stata una questione di... non c'è una ragione vera, eh. Purtroppo le cose sono quelle che sono. Quando c'è tanto da... se ti dedichi su un argomento e ci devi lavorare, perché siamo in pochi, bisogna lavorarci sopra con maggiore forza. Quindi quando poi, se c'è troppe cose da fare, rischi di non fare nulla. Siccome l'argomento agricoltura è molto ampio ed è pesante, e poi specialmente per chi non si occupa di agricoltura diventa ancora più pesante. Io ho commentato infatti sul meetup, in senso. Ci siamo trovati a fare magari qualcosa dove si poteva raggiungere magari un obiettivo più a breve termine, certo. E invece quello dell'agricoltura era più difficile da portare avanti. Non mi sembra il caso di votare una cosa. Scusa, facciamo un no, ne abbiamo discusso, no? Vincenzo fa chiedere Vincenzo. Sì, Giuseppe potrebbe darsi. Ma che cosa vuole dire? No, volevo aggiungere è definito che nei resoconti, e quindi si riporta soltanto il resoconto del meetup, sì. Eventuali correzioni o brevi commenti per puntualizzare. Quanto scritto. Ma non discussione. Cioè, esatto, c'è le discussioni si fanno fisicamente al tavolo. Sì, la discussione si possono fare su una cartella, si va sulla discussione tavolo ambiente, si crea la cartella, discussione biomassa, discussione rifiuti, discussione Borgo Montello, e si ha la discussione e si riversano lì le discussioni. Per quanto riguarda invece la parte documentale, cercheremo di provvedere, magari ogni tavolo cercherà di equipaggiarsi con Google Drive per mettere più i documenti condivisi, insomma, se si riesce. Ok, scusa. Io volevo, no, in attesa di... se non ci stanno altri interventi, io volevo fare una... un punto su varie... No, ma non è inerente alla cosa che veniva successivamente, fuori dall'argomento di stanza. Varie ed eventuali, infatti pure io avevo la stessa. Allora facciamo prima la tua vincita, se volete, perché così almeno... No, volevo proporre al limite, visto che ci sono tutti i tempi possibili e immaginabili, anzi, questi tempi sono talmente ristretti che secondo me è opportuno fare chiarezza anche su questa questione. Noi ci troviamo da qua alle prossime elezioni europee, che sono meno di 3 mesi quasi, e al momento non ne parliamo ancora. Questo che cosa significa? Che o non ci siamo organizzati, o se va in ordine sparso, su questa questione non è possibile in una prossima riunione che si farà a breve metterla all'ordine del giorno e iniziare a parlarne, perché già ci abbiamo tutti contro,
poi la possibilità di poter partire per tempo per cercare di avere un ottimo successo alle prossime elezioni, ci dovrà consentire di organizzarci in un certo modo o no? Visto che comunque nessuno ci conosce, o perlomeno la maggior parte fisicamente non conosce le persone, si deve avere la possibilità perlomeno di cercare di trovare un'opportunità per mettere in campo una questione del genere. Tutto qua. Sì, perché secondo me perché si aspetta un ordine dalla centrale superiore che non. Ma comunque è sempre stato così. Che è molto bravo. Non è un'ottima cosa, però purtroppo è sempre l'ultimo momento. Questo è un ottimo punto, secondo me, si potrebbe stabilire uno dei prossimi meetup. Sì, ma ragazzi, però scusate, perdiamo solo tempo. No, diciamo, che facciamo a livello provinciale, ma non è uscito niente. Arriveranno a breve i criteri di candidatura da parte dello staff di Casaleggio. Non è che noi possiamo fare un meetup, perché purtroppo il movimento per ora funziona così, è inutile che ci illudiamo di poter scegliere, che ne so, i criteri di candidatura, o purtroppo già si è stabilito, saranno 7 i punti per le europee, no? E saranno discusse, adesso non ho ben capito se si ricorda, i criteri di candidatura arriveranno come per le politiche, con un post, con un comunicato, cioè quindi se noi facciamo un meetup in cui dobbiamo discutere queste cose, no, lo facciamo ma rimane qua. Non sto parlando dell'ordine tecnico, sto parlando di una proporre a noi un evento o degli eventi, una serie di eventi informativi per la popolazione, visto che andremo a, cioè all'Europa ci andremo la sua, penso che sia come. No, sapere adesso tutte le cose, purtroppo adesso non sappiamo, ma no, organizzarci se noi non era questione neppure di nominativi o di scusa, tu per le politiche ti sei organizzato, cioè per le politiche è arrivato un comunicato in cui si stabilivano i criteri di candidatura, le persone si sono candidate, sono state delle parlamentarie e poi dopo è iniziata la campagna elettorale. Così è successo e credo che succederà anche così, credo. Poi magari Giuseppe c'ha qualche elemento in più. Giustamente, però qualche tema come cittadini. Invece è giusto, però il discorso che bisogna anche chiarirci anche noi l'idea. Io ho tanta gente che mi c'è tanta gente che mi chiede chi vuole parlare, vuole sapere qual è la posizione del Movimento a 5 Stelle, dico almeno se non ce la chiariamo sull'Europa, insomma, a giocare d'anticipo e cominciare a affrontare i 7 punti. Parliamone, parli io, voglio sapere che ne pensi te, io non lo so te che ne pensi, Bernardo, lui. Appunto provo a dire una sintesi. Secondo me non è giusto dire voglio interpretare e dare un'impronta a loro, però dagli un aiuto. Allora io sono in disaccordo con questa cosa, lo è anche abbiamo fatto un meetup apposta per dire che ci vorrebbe un po' più di democrazia orizzontale, ma io dico la realtà, non è giusto che sia una realtà, io non intendo piace. Però che si trovano un tavolo che è già intavolato con i problemi della regione, che siano già orientati, che sappiano le problematiche, la regione. Io intendo per questa realtà piccola, che quando vanno alle riunioni europee sappiano che ci sono qui questi problemi e che non devono andare a cercare nel territorio. I rappresentanti europei quando verranno
a fare i comizi, andranno in giro, devono sapere quali sono le problematiche. Ma è chiaro, ma è chiaro. E se noi ci ridiamo già su un piatto d'argento, visto che i tempi sono corti, non sarebbe una cosa buona? Più di ragazzi, tutte se volete, se volete facciamo un tavolo in cui noi parliamo di tematiche europee, ci mettiamo dentro tutto, però poi i punti non saranno quelli, saranno i 7 punti a progetto che potrebbero guardare. Ma io posso anche essere d'accordo con voi, però il problema è che adesso funziona così, essendo diciamo un progetto di una cosa. Nel nostro movimento purtroppo tu hai visto che le forze sono queste, quindi quando vengono fatte anche delle proposte, cioè non è facile portarle avanti, cioè dire facciamo questo e ti rivolgi magari a Bernardo o a noi o a Giuseppe, facciamo. Cioè quando si fa la proposta significa lavorarci sopra tutti insieme, allora significa che la proposta, se parte da te, tu devi essere il capofila della proposta. Si parte e dici ok, io voglio fare questa cosa qui. Allora, se tu ti proponi di fare un altro tavolo in una strada in cui si discute, dove c'è poca partecipazione, tavoli. Cioè, per quali, scusami, però dipende dagli argomenti, perché se tu metti, fai un altro tavolo e nell'ordine ci metti questi componenti qua, vedrai che invece di essere 30 persone ne saremo 80 la prossima volta. Perché molte persone, in un certo qual modo, può darsi pure che hanno partecipato le prime volte, ma se non sono sollecitate perché a qualcuno non interessa, non necessariamente deve interessare che uno deve partecipare, forse in vita. Io ci sono stato all'inizio, sono stato a 2-3 tavoli, poi mi sono ritirato perché onestamente non mi riconoscevo, perché si era destinati di fare cose diverse in quei tavoli. Allora, certo, mi sono estraniato. Se la di un tavolo di approfondimento sulle tematiche europee del Movimento 5 Stelle, vedrai quante persone che sono pure i nostri attivisti poi vengono e che non ci sono stasera, perché magari loro non so se è fattibile a livello, perciò voglio dire, organizza, cioè secondo me se si organizza e c'è partecipazione, ma Bernardo lo si faccia cosa, ma la proposta non deve partire da te, la proposta deve partire da te, vuoi fare questa cosa. Allora, organizza il tavolo, portalo avanti e rendilo democrazia. E questo è lo spirito, perché se tu lo dici a noi che sarebbe il caso di fare un tavolo divulgativo sulle europee e la proposta rimane così e magari non ci rimane male perché non viene portata avanti, non va bene. Allora ti ok, io la mia proposta è questa, vorrei, la voglio fare, portiamola avanti, lo organizzo io, faccio da referente. Vediamo quanta gente viene e cerchiamo di guardare vicinanza al territorio. La gente. Io non lo organizzo io perché io non ne sono capace. Voi siete gli organizzatori, in un certo qual modo organizzate voi. Tu suggerisci il meetup, tu suggerisci, lo sai suggerire il meetup sulla piattaforma? Non l'ho mai fatto. Ok, vabbè. Poi te lo spiego. Tu suggerisci il meetup, vediamo. Magari c'è qualcun altro che è interessato e può fare la referente, giustamente come dice Bernardo, c'è ragione. Se suggerisce il meetup, magari ci sono altri. No, ma se guardate c'è la regola, magari si fa un meetup. Sul meetup, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio. Tu, chi non è organizer o assistant organizer, può suggerire il meetup. Poi se tre persone che sono da 6 mesi, non mi ricordo, dentro il meetup aderiscono, quello là diventa automaticamente pubblico. Quindi cioè dipende dall'impostazione. Poi non so se è stato impostato pubblico. Cioè, perché se vogliamo fare un convegno, come suggerivano prima, loro facevano gli esperti, quelli che lo sono, ci hanno i titoli e iniziano a fare le discussioni. Ma se vogliamo cercare di far crescere il movimento e lo facciamo attraverso i punti essenziali, quelli là che servono in ogni occasione che ci sono dei rinnovi delle elezioni, che esse siano comunali, regionali o europee, questi sono i momenti opportuni dove noi ci dobbiamo organizzare in un certo qual modo. Perché se non lo facciamo noi, chi lo fa? Danno la libertà solo alle comunali, al resto lo mandano adesso. Allora io volevo proporre come varie eventuali, eventualmente mi è stata data la disponibilità di un posto a Fondo San Michele dove io abito, cioè a fianco all'asilo c'è il centro civico. Io ho parlato con il signore che lo gestisce, io gli ho
parlavo già del tempo fa, lui mi ha detto che non c'è problema, ci sarebbe la luce, i bagni, basta che lasciamo pulito e massimo, no, perché per nel caso se fosse Personaggi nel senso che allora li conosciamo personalmente, si sono presentati in varie liste, ogni volta diverse, e escono fuori solo quando ci sono le elezioni. Però vabbè, io non voglio avere dei pregiudizi, alcuni sono degli ex colleghi che non sanno come vedere. Quindi cioè, io ho detto a Rita di essere un po' prudente, lei ha confermato che si è informata anche lei di queste cose qua. Però a momento abbiamo un incontro che avevano programmato loro in maniera separata. E quello che ho organizzato. Che ha organizzato questo incontro gli ha detto vabbè confluisci noi, e ha detto no, mi sa casomai se è il contrario, però non vogliamo fare, facciamo questo incontro mercoledì alla torre a Montichio che è un ristorante e poi là si vedrà speriamo bene perché no vabbè siamo parlati 10-15 persone, però se sono iscritte già tutte nel meetup, più altre, diciamo è appena nato. Ma sono già erano mentre già più mattina. Le amministrative non ci stanno. Ci stanno a aprile, mi sembra. Aprile marzo, ancora. L'unica cosa è che io volevo chiedere a Gianluca, perché io ho proposto un centro civico, non so se io vorrei sapere. Sì, se i centri civici possono essere usati per queste che sono riunioni politiche alla fine. È un movimento, non è infatti. Però poi lo scopo. Lo scopo poi è sotto lezioni, lo sai com'è, no? Se una cosa è un tavolo di lavoro non è che riguarda delle persone che discutono riguardo al problema. Però lo sai com'è il clima sotto. Non so se per regolamento comunale lo posso. Sta formando da quanto sto capendo. Allora guarda che la pensiamo, finalizzata le elezioni è diverso tra tavoli di lavoro per ma almeno lo vabbè io comunque in forma le poi faccio sapere vediamo scusa mi ricordi il tuo nome? È Spadaro Pietro una cosa allora quest'altro gruppo diciamo così
ha creato un altro meetup, no, non ha creato niente sulla piattaforma. Ecco, io voglio tornare alla lista della 5 Stelle. E che attivi sfociato sono dietro? Allora, qualcuno, quello che l'ha fondato, tra virgolette, viene da Sesle. Da Sesle viene. Gli altri sono, allora, se sono quasi tutte liste civiche, sono sempre presentate quasi tutte liste civiche, e gli altri vengono, cioè quello, un altro che conosco io si è presentato ogni capitano, cioè non ha mai fatto distinzione, sono già candidati in passato, sì. Allora, e infatti questo che abbiamo detto, ma voi conoscete bene il movimento, sono totalmente impreparati, non sapevo neanche che c'erano migliaia, non so neanche che c'erano migliaia di vabbè, si è capito, allora come azionisti possono partecipare, però ovviamente non si possono convocare. No, ma io gli ho detto, poi io ho detto una cosa fondamentale, perché devo un po' questa, cioè, non ho tempo su cui ho fatto il non c'erano sui clienti, ma come siamo qui da, cioè, molte altre, diciamo, sulla soddisfazione delle esclusioni. Che è un motivo di esclusione, l'altro ci serve. Un motivo di esclusione alle elezioni. Pietro, la cosa deve essere chiara. Io, cioè, da quello che ho capito, non c'è un gruppo ancora che si è formato, no? Visto che il meetup si è creato a aprile, ma è stato. Però, come persone, ho visto gli iscritti, io mi sono iscritto l'altro giorno per capire. Visto che c'è Giuseppe, c'è Fabio, sono 7 guarda, iscritti, sì. Quindi quelle persone che no, dicono, adesso sono aumentati. Io guarda, ho visto ieri e c'erano 7 o 8. No, perché noi abbiamo detto a queste persone direttamente, la Benedetta che è iscritta alle moneta, abbiamo detto scrivetevi prima, mi dà quasi va. Ma il centro storico ci vede qualcuno. E guarda, questo del centro storico è lo serimoniano. Vabbè. E tutti non mi sconosciuti, non ho mai sentito mio nome di essere. Ah, Santo De Santis. Santo De Santis. De Santis non è quello che vero. No, è essere comunista. Forse ti dico io. No, andiamo avanti. Io conosco e ti vorrei parlare. Io non c'ho nessuna tempo, io non c'è niente di male. Lei ha invitato. Chi? Ha invitato di niente. Perché? Io sono Simone ma... Viva la Cina! Viva la Cina! Non viva la Cina! Non mi piace così da questo video! Scusate, allora... No, scusa, volevo uccidere questo video! Quello che ti volevo dire, Pietro, per comunque sia, mi sembra un po' prematuro, no? Presentarsi agli amministrativi quando non c'è nemmeno un gruppo, che non si può formare in 3 mesi, creare un programma elettorale per quanto piccola sia la realtà di Sermoneta. Perché come hai detto ben te, comunque ci sono presentate delle persone che comunque della vecchia politica chiaramente stanno cercando di cavalcare l'onda, quindi questo è chiaro, e devono essere subito stoppate, perché a parte che difficilmente riusciamo ad avere una certificazione, quindi, esatto, diciamo, detto questo, però rischiano anche di magari intralciare le persone come voi che vogliono iniziare a creare questo gruppo, che loro veramente il loro intento è solo quello di essere eletti, no? Lo sappiamo chiaramente. No, finché non incontriamo persone. No, certo, ma c'è questo incontro, però mettete subito, diciamo. Ma noi come prima cosa dobbiamo fatti scrivere. Dico, mettete subito dei paletti, cioè. Chiare quali sono le regole, chiare le regole in modo che almeno non abbiano. Poi comunque gli ho detto mira te, cioè, se ci avremo bisogno. Io se riesco, aiuto, se riesco io. Se ci avremo bisogno di aiuto chiedo a Milano della Latina, perché loro hanno più esperienza, tutto quanto. Io ho detto Lida, cerchiamo di fare muoversi sempre in maniera parallela alla Latina, perché non te puoi muovere, cioè ci abbiamo bisogno di consiglio. Cioè, sì, Lida ha fatto la prestante lista delle precedenti. Sì. Diciamo, l'ho contattato, cioè tramite poi mail e telefono. Diciamo, abbiamo cercato di fare un gruppo, io Benedetta e Rita, per cercare di controllare la situazione. Mo ci proviamo, ma è lì c'è stato incontro, lo vediamo un attimo. Però deve essere andato a questo di portare a conti di la vita presto, dovrei. È tutto piazzato, no. C'erano due liste scimmie, c'era tutto. Alle 9 che stanno come mercoledì. Ma io ho visto alle 19, sai? Alle 19, ma con 2 mesi. 9 che sta? 19. Ma voi si fanno 9. Se precedenti il corso, ma hanno fatto a 19. Io ho detto che erano 9 in un rispondo. Infatti, sia Benedetta che Rita, sempre per giocare i figli. Io ho giocato con i miei figli, ho provato a tutti insieme. Non ci siamo andati. No, c'è andato io Benedetta. Alle 19 è fatto la scoperta. 19 è che si è messo.
alle 19 io ero in comitato, ieri c'era alle 19. Quindi forse è meglio posto da quando. Quindi no? Andiamo lì, giusto per fare. Allora mi chiaro che la diretta Proprio Giuseppe. Vai la tagliola. La tagliola. La tagliola. Vai, tagliola. Basta. No, c'è vuole aggiungere qualcosa a Giuseppe? No. Ci devi spiegare Banca d'Italia. No, no, no. Non fa le due. 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 Non fa le due.